crisi, quota 138 per il differenziale. Fecondazione eterologa dopo il via libera della conferenza delle regioni alle linee guida già varate da tecnici e da assessori regionali alla salute. Buona iniziativa, ma è necessario che sul tema intervenga il Parlamento con una legge. È tornata a sollecitare il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Lo stesso decreto e lo stesso presidente Chiamparino riconosce l'esigenza di un intervento parlamentare per sopperire ad alcuni elementi, il primo dei quali è assolutamente lo stanziamento dei fondi che è necessario per legge per poter garantire in modo stabile e strutturale l'erogazione dell'eterologa all'interno dell'EA. E poi il secondo punto che viene sottolineato anche nella delibera della conferenza è quello del registro nazionale. Ci sono tutta una serie di temi legati alla privacy e la necessità di tenere il registro dei donatori dei gameti centro per centro, che senza un registro nazionale che le regioni non possono istituire è veramente complicato risolvere.